tutti quanti noi sappiamo verniciare. Questo sistema qui non l'ho mai fatto vedere, adesso ve lo faccio vedere. Noi sappiamo che per verniciare un'auto abbiamo bisogno di due cose: base all'acqua oppure base al solvente e trasparente. I colori però pastello si possono fare in maniera diversa. Si può usare lucido diretto, che è questo qui, oppure si può usare base all'acqua e trasparente. Il lucido diretto, quello lì, per intenderci, questo qua, è una resina colorata. Il trasparente è una resina trasparente. Perché è diversa questa verniciatura? Perché useremo entrambi. Direi di far così: partiamo, gli diamo una mano di lucido diretto molto molto leggera. Sì, direi di aspettare 5 minuti fra una mano e l'altra. Sono passati 5 minuti, appiccica, va bene, possiamo dargli la seconda mano. Finito di applicare le due mani di lucido diretto, siamo stati bravi, siamo stati più che altro fortunati, si potrebbe anche già lasciare così. Cioè, se uno vorrebbe fare le cose in economia, si potrebbero applicare due mani di lucido diretto e va bene così. Noi vogliamo fare una verniciatura un po' più particolare, vogliamo avere un po' più di spessore e un po' più di profondità del colore. Quindi facciamo asciugare le due mani di trasparente e poi lo carteggiamo tutto quanto con la P1000. Mi ero sbagliato, facciamo asciugare le due mani di lucido diretto, non di trasparente. Finito di essiccare il lucido diretto, ci siamo, è secco, è freddo, prendiamo la 1000 Abralon e carteggiamo ad acqua, ovviamente stando attenti ai bordi, perché se insistiamo sui bordi togliamo il colore e poi è da rifare tutto da capo. Fatto macchinetta, una cosa molto importante: se applichiamo il trasparente qui sul bordino e non abbiamo opacizzato, ci si sfoglia. Quindi 1000 a mano e facciamo tutti i bordini fatti bene, opacizziamo bene. Abbiamo finito di carteggiare, abbiamo pulito, abbiamo sgrassato, pano antipolvere, trasparente in pistola, applichiamo la prima mano. Anche in questo caso qui direi di aspettare 5 minuti fra una mano e l'altra. Passati 5 minuti applichiamo la seconda e ultima mano di trasparente. E questo qua è il risultato finale, bellissimo. Avete presente nelle fiere che ci sono tutte quelle macchine lì tirate a balestra, senza buccia, senza niente? Le fanno così, ovviamente. Noi abbiamo lavorato con due mani di lucido diretto e due mani trasparente. Nel caso del metallizzato si lavora con base all'acqua, due mani di trasparente, si essica il trasparente, si carteggia il trasparente con P1000 e si applicano altre due mani di trasparente. Questo qui è un gloss vicino al 100. Ah, meglio di così secondo me non si può.
che poi questo gloss qui si potrebbe ottenere anche tramite carteggio su una macchina normale, dove abbiamo 40 micron di trasparente, carteggiamo con 1500-3000, lucidiamo, il problema è che non ti rimane trasparente, quindi la prossima riga, il prossimo colpo di lucidatrice che gli vai a dare, rimani senza trasparente. Quindi se vuoi provare a carteggiare, a ottenere questo risultato qui tramite carteggio, potresti provare a farlo. Top!